Ragazzi, secondo video di giornata, doveroso. Oggi sono stato in live su Juventibus, non so quanti di voi abbiano seguito la puntata, ma ci sono stati diversi spunti di riflessione interessanti che voglio portare qui sul mio canale. Quindi vi chiedo di mettervi comodi perché ci faremo una chiacchieratina abbastanza veloce in realtà per gli standard, perché provo a riassumere il tutto nel miglior tempo possibile. Un mi piace, come sempre, a questo video e vi dico che all'interno di questa puntata, questa live di Juventibus che fanno tutti i giorni su Twitch, c'erano Giovanni Albanese e Luca Monblano, al che ho deciso di fargli alcune domande, perché dato che abbiamo ormai assodato che Alvaro Morata parte se e solo se arriverà il famoso sostituto, quindi traducibile nella testa di Allegri come Mauricio Icardi o Luis Suarez, voce che è girata in questi giorni, in queste ore, anche se penso di dover ridare poco peso, allora se Morata rimane alla Juve, la Juventus rimane così. No, un attimo, passo indietro, cerchiamo di riavvolgere il nastro, perché una decina di giorni fa, prima comunque del 30, 31, 29 dicembre, quando è scoppiata, no, la voce Morata Barcellona, eravamo tutti d'accordo sul fatto che alla Juventus comunque servisse un altro giocatore lì davanti, un'alternativa ad Alvaro Morata, non a livello numerico quanto più a livello di caratteristiche, quindi il classico centravanti. E i nomi di Icardi, di Scamacca circolavano e non ci sembravano possibili. Ora, io accetto anche il fatto eventualmente che parta Morata e venga sostituito solo con Icardi, quindi a livello numerico dentro uno fuori l'altro, perché arriva il giocatore che secondo me, questo è sempre un secondo me, è più adatto a livello di caratteristiche a quello che richiede Allegri all'attaccante, quindi la possibilità di giocare spalla alla porta, la facilità di finalizzazione e il gioco aereo, cosa che ci manca un sacco con Alvaro Morata. Quindi accetto di fare uno per uno, uno fuori, uno dentro. Ma se rimane Morata, non accetto il fatto che la Juventus non vada sul mercato. I due giornalisti l'hanno tradotta così. In questo momento è così, quindi Alvaro non parte, ok? Ma la Juventus fino almeno metà gennaio rimarrà vigile su questo tema. Cioè, se avrà la possibilità di andare a prendere Icardi alle possibilità della Juventus, quindi non obbligo di riscatto, quindi prestito secco, prestito con diritto di riscatto a quest'estate, ci si proverà. Quindi un'altra decina di giorni circa la Juventus contatterà il PSG, contatterà Icardi. Tra l'altro Monblano diceva che domani dovrebbe esserci addirittura una chiacchierata tra Icardi e il Paris Saint-Germain per capire la situazione, perché se poi Icardi spinge per andare alla Juventus e dice: oh, io ragazzi voglio andare, faccio di tutto, faccio il diavolo a quattro, mi metto pubblicamente in gioco e dico che voglio andare alla Juve anche se sono solo sei mesi per provare poi a farmi riscattare, allora lì cambia tutto. Se invece Icardi in questa chiacchierata dirà: beh, va bene rimanere qua come va bene andare là, anche perché in questo momento hanno messo positivo al coronavirus, Neymar che ha qualche problema, c'è il solo Mbappé praticamente là davanti, quindi Icardi potrebbe diventare anche una pedina interessante all'interno del Paris Saint-Germain nell'immediato futuro. Allora tutto si annulla e la Juventus rimane con Morata. Quindi se e solo se, rido perché qualcun altro giorno nei commenti mi ha scritto una frase a proposito del se e solo se, se e solo se Alvaro Morata sarà ceduto al Barcellona, quindi scambio di prestiti tra Juventus e Barcellona, ecco che arriverà l'attaccante sostituto, cioè Mauro Icardi. Se invece rimarrà Morata, la Juventus si riattiverà per le occasioni di mercato invernale, si valuteranno profili diversi per andare a completare la rosa negli ultimi 15 giorni rimanenti. Devo dire la verità, un pochino mi cascano le balle. Perché? Perché mi casca alle balle? Perché mi sono sinceramente stancato di questo discorso legato al fatto che la Juventus andrà ad analizzare operazioni di mercato, se si potrà fare, se ci saranno le possibilità, non tanto perché ci serve un giocatore, ci serve quel giocatore lì, ma secondo delle caratteristiche simili che si avvicinano al tipo di giocatore che ci serve, vediamo sul mercato che cosa si muove. Già Icardi, ve l'ho detto l'altro giorno, ve l'ho detto ieri, è tra virgolette uno scarto di mercato del Paris Saint-Germain. Però, dici te, uno scarto del Paris Saint-Germain in questo momento da noi, per il nostro ridimensionamento, è grasso che cola, soprattutto se ti ritrovi l'emergenza di dar via Morata a mercato di gennaio avviato. Sembra quasi che la Juventus gli stia rimbalzando addosso, da qualche sessione di mercato a questa parte, il calciomercato stesso. Cioè, traduco, non che la Juve si sveglia e dice: bene, dobbiamo costruire la squadra, abbiamo bisogno di un centravanti, di un terzino sinistro e un centrocampista centrale, me li vado a cercare sul mercato. No, siamo a posto così,
perché abbiamo pochi soldi, facciamo pochi movimenti, poi in base a quello che succede, oggi Ronaldo vuole andare via, oggi se ne vuole andare Morata, bene, allora ci attiviamo e andiamo alla ricerca di... E allora la domanda sorge spontanea, perché è stato preso, scelto, richiamato Massimiliano Allegri? Massimiliano Allegri storicamente è un allenatore che fa bene quando ha delle squadre di un certo livello da mettere giù, te le riesce a incastrare, però sai benissimo che Allegri è un allenatore che non va a chiamarti il gioco, non va a dirti va bene, arriviamo al risultato tramite la prestazione spettacolare, no, è un allenatore cinico, è un allenatore, devo spiegarvi Allegri, l'abbiamo avuto per 5 anni e mezzo alla Juventus e quando ha avuto delle squadre di un certo tipo Allegri ha sempre lavorato bene. Allora perché richiamare Allegri in un momento in cui sai che la Juve non è più una squadra di un certo tipo, che Cristiano Ronaldo ben che vada sarebbe rimasto un anno solo, ok? Morata lo sai che avevi l'ultimo anno e poi il riscatto obbligatorio, perché l'operazione era capolavoro all'epoca, non ho soldi, Morata per 2 anni e poi decido, ma in questi 2 anni, anno e mezzo, hai deciso? Perché a me va benissimo se mi dici non prendo Icardi a gennaio con l'obbligo perché poi arrivo a quest'estate e voglio valutare il grande colpo, e io spero che sia così, ma se la Juventus invece si mette nella testa che non fa niente a gennaio perché siamo competitivi così, stiamo sbagliando ancora. E perché è stato richiamato Allegri? Perché non siamo andati banalmente avanti con Pirlo? Cioè mi viene il dubbio che, cioè, adesso poi mi faccio dei film mentali, è normale che di fronte a 10 giorni fa dobbiamo sistemare la rosa e poi dopo 10 giorni non sistemiamo la rosa se Morata non parte, ti fai il film mentale e ti dici perché Allegri, che costa tanto, è un allenatore che ti chiama un certo tipo di rosa, di costruzione della rosa, e perché non hai tenuto Pirlo a questo punto? Perché pensavi davvero che l'unico male fosse l'allenatore? Cioè siamo ricaduti nell'errore di mando via Allegri perché il problema è lui, mando via Sarri perché il problema è lui, mando via Pirlo perché il problema è lui? O ancora più grave, abbiamo mandato via Pirlo perché lo spogliatoio o qualche elemento importante dello spogliatoio, la traduco papale, Cristiano Ronaldo, che immagino quindi possa essere l'unico che si permette di avanzare una richiesta simile, non era più soddisfatto, avrebbe gradito un cambio di allenatore e quindi gli hanno... E allora perché gli hanno preso Allegri quando sapevamo che tra Ronaldo e Allegri non è che ci fosse tutta questa stima reciproca? Poi sì, Ronaldo pubblicamente dice ragazzi seguite Allegri, è sempre stato quello che mi ha detto le cose in faccia, bla bla bla, però intanto lui si prende su e se ne va via. Iniziano ad esserci troppe contrapposizioni nella Juventus. Troppe cose che costano tra di loro. E ancora si parlava di lungimiranza, di possibilità che l'anno prossimo, dato che bisogna tagliare dei rami secchi, ci saranno dei giocatori che non saranno riconfermati alla Juventus, i vari Rabiot, Alexandro, Pinco e Pallo. Si diceva Rabiot il prossimo anno lo vendiamo a 10, 12, 15 milioni, per me grasso che cola, ragionamento super ottimistico, perché io me lo vedo che Rabiot sarà il classico giocatore che ci teniamo ancora un altro anno e poi va in scadenza e lo rimandiamo via a parametro zero, perché chi se la colla quello stipendio di Rabiot e quindi siamo costretti a portarlo a naturale scadenza, ve lo dico subito, sarà così per quanto mi riguarda. Però dicono quei 10 milioni poi di Rabiot non è che li prendiamo e li reinvestiamo sul mercato, ce li teniamo lì. E allora una società seria va in lungimiranza e ti dice chi me lo prende il posto di Rabiot l'anno prossimo se lo vendiamo quei 10 milioni che non mi tornano indietro? Rovella, perché è vero che Allegri parla di percorso dei giovani, e allora i giovani che hanno fatto il percorso, Rovella che sta facendo le stagioni di Serie A, Fagioli si è fatto quelli di Serie B, tutti i giocatori che sono stati mandati in giro, l'anno prossimo, quando poi partono questi che hanno 5, 6, 7, 8 milioni di euro di ingaggio e se ne vanno, e allora devono essere sostituiti da questi giocatori, dato che ragazzi, quando non ci sono soldi o ti tieni questi come abbiamo fatto quest'anno o scommetti sui tuoi che ti possono dare qualcosa. L'esempio perfetto è Pellegrini, anche quest'anno non lo volevamo tenere, gli è stato detto oh guarda te ne devi andare, lui dice no io punto i piedi, voglio rimanere a Juventus, mi gioco le mie carte. Ora Pellegrini diventa un giocatore importante per la Juve, guarda mi auguro che recuperi alla perfezione per Napoli, che già non c'è Bonucci, già non c'è Chiellini, probabilmente saremo d'élite Rugani, che anche qua discorso che ci siamo fatti tutta estate, Rugani va bene come quinto, come quarto no, perché domani o col Napoli dovrebbe giocare Demiral in una costruzione logica di una squadra in cui Rugani è il quinto centrale e non il quarto. Però Pellegrini perché oggi è un giocatore della Juve? Perché lui ha puntato i piedi e ha detto no, rimango qui, mi gioco le mie carte, anche a costo di... Questo
Non è che Pellegrini ora è un giocatore della Juve perché è stata brava la Juve a credere in Pellegrini o gli allenatori precedenti a credere in Pellegrini, perché qua non stiamo parlando solo di Allegri. Pellegrini con Sarri e con Pirlo è stato mandato via, con Allegri ha puntato i piedi lui, quindi non è che nessuno dei tre allenatori si può prendere dei meriti su Pellegrini, se li può prendere soltanto il ragazzo in questo momento e sono tutti suoi. È per questo che dico, io lo so che ti è caduto addosso l'intervento del Barcellona all'improvviso per Morata e non eri pronto a, però nel frattempo tu un anno e mezzo che è passato da quando prendi Morata in prestito devi già essere proiettato a chi è il post Morata, anche perché nel frattempo ti è partito pure Ronaldo, quindi dal momento in cui ti parte Ronaldo e sai che ti parte Morata e c'hai sei mesi per prepararti psicologicamente all'assalto al centravanti che vorrai l'anno prossimo in estate, mancano sei mesi all'estate, 5-6 nomi, 3-4, 2-1, cioè ce li hai sul taccuino? O aspettiamo ancora a vedere come si evolvono tutte le situazioni, poi alla fine arriviamo quest'estate che dobbiamo prendere un centravanti e rimaniamo un altro mese, due mesi, tre mesi come abbiamo fatto con Locatelli? Perché mi è andata bene quest'anno, tre mesi per prendere Locatelli e l'ho accettato, non ci sono soldi, capisco, non ci sono soldi e allora facciamo con quelli che ci sono più Locatelli. Però non è che possiamo andare avanti così ancora a lungo. C'è la sessione di mercato invernale dove hai fatto un'andata tremenda, sai che ci sono dei problemi e non torni sul mercato perché se Morata non parte sia a posto così? E allora continuiamo a prenderci in giro e far finta che vada tutto bene, che la rosa sia super competitiva, che arriveremo sicuramente in Champions perché ci chiamiamo Juventus? E no ragazzi, non ci sto, E aspettiamo 10 giorni, 15 giorni, gli ultimi 3-4 giorni di mercato per muoverci di conseguenza? Non sono cose normali queste, sono cose che non ci stanno. Pensieri sparsi, però davvero se devo muovere una critica alla Juventus non è tanto la critica del oh guarda, adesso tengono Morata quando in realtà avevano fatto uscire la voce. No, non è quella. La critica che muovo è perché se 10 giorni fa si parlava di centrocampista, si parlava di punta, vediamo chi esce a seconda poi di chi entra, adesso siamo sul... e vediamo che cosa vuol fare Icardi, e vediamo che cosa ci dice il PSG, perché se è così allora così, se è colà colà allora poi forse andiamo a prendere un'occasione. Ma ragazzi, ma sia la Juventus e abbiamo già sbagliato fin troppo qua e non abbiamo più la possibilità di sbagliare, ci sono pochi soldi, ho capito, cioè non è che possiamo ancora andare avanti tutta la vita sul ci sono pochi soldi, se ci sono pochi soldi che si trovano altre soluzioni, cioè è la Juventus, non si può continuare a sbagliare o a far finta di niente. Ormai sono 3-4 anni che ci trasciniamo errori su errori e mandiamo giù dei bocconi sempre più amari. Ci stiamo autodistruggendo. Signori, ci stiamo autodistruggendo. E continuiamo così. Continuiamo così. Io sono contentissimo di non prendere Icardi con obbligo di riscatto perché poi quest'estate ci ragiono. Ma poi quest'estate ci ragiono? Perché bisogna avere le idee chiare già adesso. Non arrivare ancora quest'estate e poi dire facciamo la conta di chi c'è e chi non c'è. Tu vuoi rimanere? Tu non vuoi rimanere? Tu quanto prendi? Dai su ragazzi... se no accettiamo questa cosa e allora diciamo se arriviamo in Champions è un miracolo perché tanto improvvisiamo cammin facendo. Niente, concludo questo piccolo sfogo, video sfogato, perché sentirmi dire veramente che la punta ci guardiamo a seconda di quello che succede sul fronte Icardi negli ultimi 10 giorni di mercato se salta fuori qualcosa, e vabbè dai ragazzi, dove vogliamo andare allora così?